Buonasera, ringrazio la direttrice Agnese Pini che mi ha passato la parola, ringrazio la presidente di Global Thinking Foundation Claudia Segre per avermi coinvolto in un così bel evento, il sesto della Global, e con questo panel siamo veramente secondo me nel pieno della giornata, non soltanto perché si colloca nella fascia centrale dal punto di vista orario, ma perché lo possiamo veramente definire il panel di transizione, tanto per rimanere in tema, di transizione tra gli aspetti più culturali e quelli più tecnici, tra virgolette, che riguardano ad esempio il digitale e gli strumenti che la finanza ci può offrire per favorire un nuovo modello, l'adozione di un nuovo modello che non sia soltanto di crescita, ma di sviluppo integrale. E vediamo le parole che la Presidente Claudia Segre e tutti noi abbiamo elaborato per questo bel talk out of the box, ovvero economia circolare, biodiversità, transizione e criteri ESG. Beh, un bel contenitore, diciamo. E in effetti partiamo un po' dall'inizio. Ormai si ripete quasi come un mantra, un sillogismo, ambiente, clima, economia. L'uno si rimbalza attorno all'altro, si rincorrono, ma questo gioco degli specchi tra economia ed ecologia, siamo sicuri che sia completamente colto, sia completamente afferrato nell'opinione pubblica, ma anche tra gli esperti magari. Partiamo dall'etimologia della parola eco, oikos in greco, casa. Allora, l'economia è la legge della casa, la legge domestica, tra l'altro mi piace pensare a proposito di parità di genere che evidentemente la gestione della casa storicamente a livello ancestrale, vero Claudio, è affidata alle donne. Bene, allora dovremmo anche estendere questa cosa a livello un pochino più generico ed ampio. E ecologia, logos, ovvero la logica della casa, oikos, la logica della casa. Allora, se la legge della casa non rispetta la logica della casa o non vanno allineate, che cosa succede? Guardiamo un attimo quello che è successo nell'ultimo secolo. Dagli anni 20 del secolo scorso ad oggi, esattamente un secolo, la popolazione mondiale è quadruplicata e diciamo mediamente che ognuno di noi consuma molte più risorse, molta più acqua, molto più cibo, molto più energia. Diciamo che l'economia si è parecchio espansa di un fattore pari a 30 circa e questo è stato possibile puntando su due elementi, la grande disponibilità energetica garantita dalle fonti fossili e anche da un forte indebitamento. Nel 2020 l'indebitamento a livello mondiale era pari a 322% del PIL mondiale. E in modo particolare rispetto agli anni 70 dello scorso secolo si è quadruplicato. Soltanto un terzo è debito pubblico. Da 2 a 8 miliardi di persone siamo diventati, perlomeno in una parte di mondo, più ricchi. Ha aumentato il benessere. Ma la FAO ci dice che 3 miliardi di queste 8 persone non hanno un'alimentazione adeguata. 100 milioni di persone non accedono alla sanità e altrettante bambini e bambini non vedranno mai una scuola. Questo però non rientra negli indicatori economici che normalmente gli economisti tengono conto, perché l'economia dell'ultimo secolo è stata votata, diciamo così, ad aumentare il profitto e da questo punto di vista è andata incontro a questa esigenza. Però per farlo ha dovuto rinunciare a qualcosa, evidentemente. Ed ecco allora che l'economia, la legge della casa, ha dovuto andare un po' per una traiettoria autonoma rispetto alla logica della natura, ecologia. E questo disaccoppiamento qualche problema sull'ambiente l'ha creato, ovvero ci siamo ispirati ad un modello che avesse come scopo una produzione di beni fortemente orientata alla trasformazione in rifiuti. E infatti siamo circondati da 2 miliardi di tonnellate di rifiuti, di cui
buona parte plastiche che secondo le stime della Banca Mondiale triplicheranno entro il 2100. Quindi all'incirca 1 miliardo sarà rappresentato da plastiche. La biodiversità l'abbiamo certamente persa di vista, i ricercatori ci dicono che siamo nel pieno della sesta estinzione di massa e negli ultimi 30 anni ha avuto un tasso di accelerazione pari all'incirca 25 volte quella, pensate un po', dell'estinzione dei dinosauri, dei tempi dei dinosauri. Ora, e l'ingiustizia sociale, come abbiamo citato prima alcuni dati, evidentemente è stata sacrificata sull'altare del profitto. Allora, possiamo in qualche modo recuperare una concordanza di intenti tra l'economia e l'ecologia? E facendolo, ovviamente, vivremmo in armonia con la natura, con gli altri esseri viventi e soprattutto con noi stessi, tra noi stessi. E questo, a mio avviso, e adesso interpelleremo qualcuno che è molto più esperto di me e che è il vero ospite del panel, è possibile sfruttando anche una grande leva che fino a poco tempo fa non c'era, un secolo fa non c'era, le nuove tecnologie, la digitalizzazione. Ad esempio, non dimentichiamo che la digitalizzazione, la transizione digitale è la condizione necessaria alla transizione ecologica, il grande abilitatore dell'innovazione sociale, perché snellisce i processi produttivi, perché la tracciabilità dei prodotti garantisce un riuso, un riciclo, una lunga vita e perché soprattutto propone nuovi modelli di business. A questo proposito, tornando al discorso della parità di genere, le stime internazionali ci dicono, riferendoci soltanto al campo agricolo, noi sappiamo che le donne sono responsabili nel mondo della produzione di cibo per il 60-80%, però dispongono di molte meno risorse rispetto agli uomini, in termini di attrezzature, di denaro, di competenze e perché sono escluse, non perché non vogliano ovviamente rendersi competenze, e in termini di tecnologie. Secondo i calcoli più recenti, internazionali, se le donne avessero le stesse risorse degli uomini, probabilmente la produzione di cibo sarebbe maggiore del 20-30%. Quindi meno suoli verrebbero compromessi, meno deforestazione e questo ha una ricaduta diretta in termini di emissioni carboniche di un risparmio di 2 miliardi di tonnellate da qui al 2050. Questo per far comprendere, diciamo, quanto ad esempio solo la parità di genere, solo tra virgolette, perché è una questione cardine dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, va ad impattare direttamente sulle emissioni carboniche. Allora, io adesso ve l'ho promesso e ce l'ho qui, uno dei massimi esperti internazionali di sostenibilità e economia circolare e ESG è l'ingegner Luca Dal Fabbro, grazie per essere con noi. Luca Dal Fabbro è fondatore del Circle Value Fund, è vicepresidente del Circle Economy Network, è oltretutto regista, è stato regista della fondazione, della costituzione dell'ESG European Institute e insegna alla Lewis e una serie di tante altre cose. Per il momento gli do la parola perché mi sono dilungata veramente troppo. Luca, secondo te, anche alla luce del PNRR, di questa trasformazione ecologica, di questa trasformazione digitale, quanta consapevolezza c'è del peso dell'essere ancora in tempo oppure no? E in che termini? Siamo secondo te ancora in tempo? Ma allora, domanda complicata. Siamo in tempo per fare che cosa? Allora, se noi osserviamo i risultati della COP26 e leggiamo i giornali, vediamo valutazioni bianco-nero, positivi e negativi. Diciamo, siamo sempre in tempo di fare qualcosa. Ormai però bisogna essere anche molto realisti. E cioè il grado e mezzo o più di riscaldamento globale ormai è abbastanza ineluttabile e probabilmente arriviamo a 2, 2 e mezzo, il che significa che saremo obbligati a fare quello che l'ONU chiama un remediation plan, cioè
l'innalzamento delle acque, la perdita di biodiversità, la crescita di alcuni virus in Africa come la malaria, che avevamo in parte debellato, saranno un dato di fatto. Quindi bisognerà gestire questa conseguenza. Dopodiché, a mio parere, il COP26 è un chiaro esempio di quanta ancora strada c'è da fare. Io non sono negativo verso COP26, noi dobbiamo avere più COP26, perché solo mettendo intorno al tavolo i leader riusciamo in realtà a alla fine decarbonizzare questa economia. E non è solo decarbonizzazione. Qui si fa un gran parlare di decarbonizzazione, che è sicuramente un aspetto importantissimo, il climate change è fondamentale, però molti ancora non parlano della perdita di biodiversità che stiamo subendo come sistema. Non parliamo di occasioni perdute, parliamo di gender quality o gender equality. Beh, io osservo che nella COP26, non voglio fare il polemico, però no, erano tutti leader, una valutazione. I leader erano tutti sopra i 50 e la maggior parte erano uomini, e fuori invece c'erano donne che protestavano in generale. L'altra cosa che osservo sempre, che è un po' lo spaccato di questa società, beh, insomma, a torto o ragione, obbligate o non obbligate, nei fornelli oggi, ancora nelle molte culture, soprattutto del sud, è la donna che cucina. Ma voi quando vedete in televisione ci sono solo chef maschi. C'è qualcosa che non va in tutto questo. Questo è dovuto però anche molto alla nostra cultura. Chi noi non ha mai sentito il discorso verso, non so, una ragazza che studia, ma come, perché studi fisica, perché studi matematica, una vita, perché studi scienze tecniche? Tu sei una donna, devi studiare filosofia, la musica, legge. Quindi anche nella nostra cultura, anche nelle società più avanzate, c'è proprio una sorta di mantra negativo, ed è uno dei motivi per cui poi le donne oggi ancora non sono protagoniste della sostenibilità. Cioè ci sono ancora poche donne in proporzione che lavorano sulla sostenibilità, ma non per colpa o non volontà delle donne, è perché mandiamo segnali sbagliati nella società e le donne studiano meno STEM. Quindi un invito che faccio, e credo che le aziende italiane, ma anche quelle europee, dovrebbero investire parte dei loro soldi proprio nel aiutare, fino dalle elementari, diciamo, uno studio maggiore da parte delle donne e da parte STEM. Questo per quanto riguarda le donne. Ritornando al tema, ce la facciamo? Certo che ce la facciamo. COP26 dà comunque un segnale di non phase out, ma phase down del carbone, che è uno degli elementi. Ma la COP26, e qui non ne parlano molto i giornali, a me dispiace molto, manda invece un messaggio fortissimo sulle emissioni di metano, perché tutti parlano di CO2, di anidride carbonica, ma in realtà il metano, una molecola di metano, genera 48 volte gli effetti negativi di una molecola di anidride carbonica, il che significa che se riduciamo il metano, noi riduciamo molto di più il riscaldamento globale. E la COP26 ottiene un risultato, secondo me, eccezionale, la riduzione entro il 2030 del 30% delle emissioni di metano. E questo l'hanno sottoscritto 90 paesi. Ma perché non si scrive? Questo è un risultato importante. Vedete, quando si fa squadra, quando si lancia un progetto così ambizioso, andiamo sullo spazio, quello di decarbonizzare l'economia mondiale è ancora più grande che andare sullo spazio. Era uno scherzo andare sullo spazio rispetto a quello che ci aspetta. Beh, dobbiamo anche mandare dei messaggi positivi. Allora, a me questo atteggiamento tra il politico e il polemico, tifosi a destra o a sinistra, che la COP26 è un fallimento, io sono contrario. Penso invece che è stato un buon successo, credo che abbia fatto un buon lavoro, sia, diciamo, chi protestava fuori, chi lavorava dentro. Dobbiamo andare però verso questa direzione, cioè riduzione del 30% delle emissioni di metano, ottimo risultato. Sul carbone si poteva fare di più? Sì, ma dobbiamo anche tenere presente che ci sono economie in grande sviluppo che sul carbone contano, quindi dovremo lavorare molto sulle nuove tecnologie. L'altro aspetto molto, diciamo, rischioso di tutta questa storia è che mentre noi parliamo c'è una grande tensione sui prezzi del gas. Un prezzo del gas molto alto determina una sorta di crisi a catena che dobbiamo ancora un po' gestire. Dobbiamo fare attenzione, e l'Europa in particolare, a non dimenticare che poi alla fine dobbiamo riscaldare il paese, dobbiamo mandare avanti le economie, e questo lo dobbiamo fare ovviamente con un atteggiamento olistico, quindi da una parte la sicurezza energetica, dall'altra la sicurezza ambientale. Per dire che cosa poi?
per dire che io sento in molti convegni ancora parole un po' vetuste. Parliamo di growth, parliamo di crescita del PIL. Io sento parlare di crescita, ok? E quando sento parlare di crescita io un po' mi spavento, perché qui non si tratta più di parlare di crescita. Dico una cosa un po' nuova, di cui non si parla mai. Qui si tratta di riqualificazione delle cose che facciamo. Un esempio. Noi continuiamo a estrarre materie prime preziosissime, in particolare i metalli rari, che sono controllati da sostanzialmente due paesi nel mondo, sia al termine di trading che in termini di estrazione. I nostri cellulari, le pale eoliche, i pannelli fotovoltaici, le macchine elettriche, le batterie, sono alimentate da questi metalli e continuiamo a estrarli. Ma molti di noi ancora non stanno pensando che non dobbiamo solo crescere nell'estrazione, ma noi dobbiamo crescere nel recupero. Le città sono piene di metalli rari e quindi sono miniere a cielo aperto. Allora, quando io sento parlare anche grandi professori, no, di growth, sento parlare i politici di crescita, di PIL che deve crescere, e questo è proprio lì che sbagliamo. È un po' come dire alla ragazza di 12 anni non studiare fisica, studia musica. Okay? Questo è il più grande delitto che possiamo fare alla nostra umanità. La stessa cosa vale per la crescita. Parlare di crescita è idiota. Lo dico perché molti professori continuano a parlare di... Non è colpa loro, sono nati nella logica della crescita, del consumo, dell'uso. Dobbiamo cambiare mindset. Qua. Dobbiamo cambiare mindset, dobbiamo cominciare a ragionare su logiche di riqualificazione. Dobbiamo pensare che tutti noi ci dobbiamo mettere in discussione, le nostre imprese. Pensate che noi sediamo a Milano, ok? Il centro economico di questo paese. Okay? Quando si parla con le banche italiane, che stanno cominciando a ragionare sugli ESG, quindi sulla finanza, loro stanno studiando il tema, ma molti ancora legano il concetto finanziario di un buon investimento con un'azione, una società che deve crescere. Ma in realtà le società più ricche nei prossimi anni non saranno società che crescono, ma che trovano la strada di riqualificare l'economia. Faccio tre esempi. C'è un'industria nel nord Italia che nessuno conosce, ma che era una grande acciaieria. Poi a un certo punto dice l'acciaio ha una grande crisi, consumo energia, non riesco a vendere abbastanza acciaio al prezzo che voglio, riqualifica e trasforma quell'impresa in un trasformatore di rifiuti. E questa impresa fa una cosa che secondo me è miracolosa, e trasforma uno degli effluenti pericolosi come l'anidride carbonica, la congela, la mette in cubetti di ghiaccio e la vende a scopi alimentari come ghiaccio secco in Germania. Allora, non ha fatto crescita, perché in realtà non ha fatto altro che assorbire degli effluenti gassosi negativi, ha riqualificato quello che faceva. Allora, non parliamo più solo di crescita, non dico che crescita è sbagliato, dico che dobbiamo cominciare, così come per le donne e lo STEM, a riqualificare quello che dobbiamo pensare. E questa è la grande missione che un grande paese come il nostro deve fare. Noi siamo più creativi degli altri e quindi abbiamo la possibilità di farlo più velocemente degli altri. Il concetto del trasformare l'impresa in una cosa che non cresce necessariamente, ma che riqualifica, impone però avere risorse culturali, formative molto importanti. Qui il ruolo dell'università è fondamentale. Dobbiamo pensare, dobbiamo indurre le università a ragionare sempre più out of the box. Perché un professore universitario deve essere solo un professore che fa una, diciamo, come posso dire, un corso sonoro definito? Perché non potrebbe essere un professore universitario che si è formato nel cyberspace? No? Dobbiamo pensare, come alcune università francesi stanno ragionando, ad avere una cultura molto più liquida, molto più aperta, molto più interconnessa. E credo che il sistema universitario italiano, e parlo da professore aggiunto di una di queste università, possa fare molto, credo che stanno cominciando a ragionare su questo, questo potrebbe essere uno degli elementi importanti per fare in modo che questo paese esca e più forte di prima da questa pandemia. E non sono i 330 miliardi di euro che ci dà l'Europa, è una sciocchezza pensare che noi usciremo da questa crisi con i soldi. Perché non c'è cosa più sbagliata di pensare che dobbiamo spendere questi 330 miliardi per risollevarci. Noi dobbiamo pensare di spendere questi soldi per riqualificare e per ritornare ad essere competitivi in una forma diversa, meglio degli altri. Perché dopo questa pandemia
si competerà con basi diverse. Allora, se ce le diamo, potremo competere, e se non ce le diamo, non competeremo. E avere più donne on board seats, piuttosto che nelle, diciamo, nei punti di comando, è un plus, non è un minus, perché sono diversità in più che aggiungono valore. Grazie. Parlo da padre, diciamo, di una figlia, e parlo di uno che, oltre che parlare, come succede spesso in Italia, e utilizzare il bla bla, ho fatto, perché come presidente SNAM ho inserito per la prima volta nello statuto di un'azienda quotata italiana la legge Golfo Mosca, che obbliga, diciamo, la parità di genere per statuto, quindi per la legge dell'azienda. Grazie Luca. Grazie mille. Tra l'altro, parlando di creatività e di reinventarsi, mi viene in mente che ultimamente la comunità scientifica è d'accordo su quello che ha contraddistinto l'Homo sapiens da tutti gli altri, da tutte le altre specie di Homo, e quello che gli ha garantito di vincere la competizione sugli altri, sono state due caratteristiche, né l'intelligenza, né il linguaggio, ma l'accumulo, quindi la prepotenza, e in un certo qual modo l'immaginazione. Ecco, pensandoci possiamo dire che questi due tratti distintivi ci hanno portato, uno, nei guai dove siamo adesso, cioè il desiderio eccessivo di accumulo, e con la seconda, con l'immaginazione, ci vorrà tutta l'immaginazione per uscire da questa crisi. Ti chiedo, siamo veramente in ritardo, un ultimo punto su gli ESG. Allora, la finanza, il ruolo della finanza, questi ESG rispetto ai quali c'è molta più attenzione adesso, pongono un problema di trasparenza nella scelta degli investimenti? Chi li sceglie? I cittadini, gli azionisti? E qual è il ruolo delle authority e dell'ente pubblico? Ecco. Allora, grazie. Questo è un aspetto molto delicato. Io vedo un grande rischio di greenwashing all'orizzonte, e dobbiamo fare molta attenzione a non illudere i cittadini, perché una volta che noi gli vendiamo un prodotto ESG, e questo non lo è, noi creiamo una grande sfiducia anche verso il percorso, diciamo, verso la sostenibilità, verso gli investimenti a impatto, verso la gender equality, verso una governance buona. Quindi credo che sia molto importante il lavoro che sta facendo l'Europa sulla tassonomia, ESG, è fondamentale, dobbiamo supportarlo. Il sistema finanziario sta studiando, devo dire che c'è molta cautela, e c'è un grande lavoro che sta facendo Consob e Banca d'Italia su questo. Bisogna dire che sono due istituzioni all'avanguardia sotto l'aspetto ESG, e stanno vigilando, secondo me, proprio per evitare che ci siano fenomeni di greenwashing. Detto ciò, per evitare il greenwashing la prima cosa è aumentare la conoscenza su cosa sono i fattori ESG, su come si possono misurare, e ci sono visioni diverse, ci sono misurazioni diverse, quindi è importante che in Italia, in Europa, si creino realtà, società, enti di ricerca, osservatori che possano in qualche modo illuminare questo fenomeno, e possiamo misurarlo. Alla fine occorre misurare con numeri, con più o meno, con buono o cattivo, i vari investimenti, le varie iniziative, ma non solo per evitare il greenwashing, anche per monitorare e migliorare, per esempio, l'effetto ESG. Faccio un esempio: un'autostrada o un'infrastruttura portuale ha un contenuto ESG, okay? Lo possiamo misurare, ma possiamo anche dire: io faccio un'autostrada oggi con un contenuto ESG 10, ma nei prossimi 3 anni, mettendo mezzo miliardo di euro, diventa 20. Questo 20, quindi 10, diventa 20, quindi più 10, mi determina anche la crescita di awareness locale, crescita economica locale, gender equality maggiore, maggiore equalità sociale. Quindi, voglio dire, l'ESG può essere un parametro fondamentale. Vedo nella stampa molta critica, perché c'è ovviamente la paura che ci possa essere all'orizzonte del greenwashing. Dobbiamo fare in modo di dar spazio allo sviluppo della tassonomia europea, guardare quali sono gli altri criteri, e ovviamente le istituzioni preposte al monitoraggio devono dotarsi, e devo dire però Consob e Banca d'Italia su questo stanno facendo un ottimo lavoro, un monitoraggio attento di chi fa il furbo. Vedo, diciamo, all'orizzonte anche un po' di furbizia su alcune realtà. Occorrerà vigilare e anche punire comportamenti sbagliati.
Però i parametri ESG di per sé sono un fattore essenziale per il futuro, perché proprio nella logica che dicevo prima, che continuiamo a misurare il nostro futuro come crescita, okay, non come riqualificazione, dobbiamo fare attenzione, perché i fattori ESG non lavorano sulla crescita, lavorano sulla riqualificazione, sulla rimodulazione, e quindi su fattori anche molto più soft, e non è solo il profitto. Con questo non voglio dire che il profitto è sbagliato. È sbagliato dire che le aziende devono uscire da una logica di profitto per diventare ESG compliant. Si può ottenere del profitto, e come vi dicevo, io posso fare il caso di 30 aziende italiane che si stanno riqualificando e producono profitto riorganizzando il proprio business. È chiaro che per un imprenditore, per un manager o per un banchiere, riorganizzare le idee, ristrutturare un'azienda non è facile, ma questa è l'occasione migliore. Perché è un momento di riflessione, il Covid ci ha dato del tempo per riflettere, anche di attendere una modifica del proprio modello di business, quindi ai manager, ai banchieri, ma anche ai semplici diciamo dipendenti dico questo è il momento giusto per andare a mettere in discussione il proprio modello di business e vedere se non c'è un modello di business più ESG compliant verso non necessariamente solo la crescita, ma anche la crescita, ma sicuramente una riqualificazione coerentemente con i criteri di sostenibilità e di ESG. Grazie Luca. Grazie mille. Ringrazio tutti i presenti per l'attenzione e passo la parola all'Ambassador di Global Thinking Foundation.